Sono Dario Kubler di Asimov, l'associazione. Buon pomeriggio, buona mattinata. Asimi, Elisabeth Tato, benvenuta. Siamo molto contenti di poterti avere qui in questo evento incredibile. Avremo un intervento molto importante questa sera, su una missione incredibile, una delle missioni che credo che cambierà la storia dell'umanità e sarà un'occasione di grandi scoperte, ma non voglio entrare nei dettagli perché vorrei passare la palla al mio amico Jean-Marc Christil e al mio amico Andrea Bernagozzi dell'Osservatorio della Valle d'Aosta, e loro sono coorganizzatori di questo evento insieme all'Associazione delle Pleiadi. Per cui benvenuto, benvenuta Zibi e Jean-Marc, ora tocca a te proseguire il ballo di stasera. Grazie Dario, grazie a tutti, benvenuti a tutti. Sono molto contento di avere qui il professoressa Tartle che spiegherà questa incredibile missione Dragonfly verso la Moon, la luna di Titano di Saturno. Per cui la ringrazio moltissimo per dedicarci il suo tempo. E vorrei portare anche i saluti del nostro consiglio di amministrazione, del comune, del municipio e della regione autonoma Aosta, Val d'Aosta, che sono le tre principali organizzazioni fondatrici del nostro osservatorio. Come Dario cercherò di non portare via tempo ad Elizabeth, e quindi vi ringrazio moltissimo. Ora è il mio turno. Sono Andrea Bernagozzi, sono ricercatore all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e il mio compito qui è dire alcune parole a proposito della scienziata incredibile che sta per dare la sua relazione questa sera a noi. E siamo molto onorati e contenti di avere un scienziato di questo calibro stasera con noi. Elizabeth Zibi Tartle ha studiato presso due importantissime scuole e università, ha studiato presso l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e presso l'Università dell'Arizona. Ha studiato fisica e scienze planetarie. Lei è una scienziata planetaria, una delle più importanti dei nostri tempi, e ha lavorato a molte missioni planetarie con sonde che hanno esplorato la nostra Luna e gli altri mondi del Sistema Solare. Ha fatto parte del gruppo di raccolta immagini della missione Galileo, che ha studiato Galileo e Giove e le sue lune, la missione Cassini, che ha studiato Saturno e le sue lune, e fra queste lune c'è anche Titano, che sarà l'argomento della relazione di questa sera. È stata anche co-investigatrice con il Lunar Reconnaissance Orbiter. Tutte queste missioni sono state gestite realizzate dalla NASA. È anche la principal investigator, la direttore di uno degli strumenti che sarà incluso nella missione Europa Clipper, che studierà la Luna Europa di Giove, e ovviamente lei è il principal investigator, è la direttore, ha la responsabilità principale di questa missione incredibile Dragonfly, che studierà Titano, il satellite di Saturno, in maniera veramente incredibile, con una sonda molto speciale che è un lander, ma è anche un lander in grado di volare. Per cui non voglio rubare troppo tempo, perché il tempo della professoressa Tartle è molto prezioso, e quindi la ringraziamo ancora una volta per aver condiviso con noi il suo tempo, e quindi a tutti coloro che stanno seguendo
questo webinar siamo molto lieti di potervi presentare la professoressa Elizabeth Zibby Turtle. Grazie mille per questa bella introduzione e per questo invito a parlare con voi questa sera. È un piacere essere con voi virtualmente in questo mondo virtuale in che abitiamo tutti quanti ultimamente. Credo che tutti stiate bene e vi state divertendo, facciate una buona serata. Comincerò adesso a condividere le mie slide. Questa sera vi parlerò a proposito della missione Dragonfly, a proposito di Titano, la luna di Saturno che esploreremo con Dragonfly, e cosa ci faremo quando saremo lì. Vedete qui, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che queste spedizioni sono un lavoro di squadra. Ho una squadra grandissima che lavora a Dragonfly in questo momento. Qui ne vedete solo un sottoinsieme. Questa è una foto che risale ormai qualche tempo fa, quando potevamo stare molto più vicini gli uni agli altri. Il team ha continuato, abbiamo avuto la fortuna di poter continuare a fare il nostro lavoro durante questi periodi così difficili, queste grandi sfide che stiamo affrontando tutti in questo periodo. E questa è un'immagine tratta da uno dei nostri incontri virtuali. Siamo riusciti a restare insieme almeno in questo modo. Per cui, perché vogliamo esplorare Titano? Offre un'opportunità assolutamente unica. Non sappiamo come sia formata la vita sulla Terra e non possiamo andare indietro nel tempo a studiare la nostra storia prebiotica, perché sulla Terra le cose sono state sovrapposte e cancellate dalla biologia. Quindi cerchiamo posti nel Sistema Solare che ci possano dare degli indizi in questo rompicapo dei processi che possono aver condotto alla vita sulla Terra. E in molti aspetti Titano è quello che più si avvicina a questa situazione, quindi è molto importante per poter capire le origini chimiche della vita. Titano è la più grande delle 62 lune di Saturno. Qui la vedete spiccare con le sue sorelle, non solo per le sue dimensioni, ma anche perché non è visibile facilmente, non è facilmente visibile la superficie di Titano, perché Titano ha un'atmosfera e questa atmosfera ha una densissima foschia di cui parleremo più avanti. Questa sua atmosfera è unica, soprattutto non solo per le lune di Saturno, ma per le lune in generale del Sistema Solare. Qui vedete Titano con le sue lune cugine nel Sistema Solare ed è l'unica luna che abbia un'atmosfera densa. E in effetti questa è una cosa molto insolita anche per i pianeti. E qui vedete ancora una volta Titano in scala rispetto ad altri pianeti, alla nostra Luna e Plutone. E l'atmosfera di Titano è in realtà più densa di quella della Terra. La densità dell'atmosfera di Titano è 4 volte maggiore di quella della Terra alla superficie. E la pressione è 1,5 volte quella terrestre. Quindi è la seconda atmosfera più densa in assoluto nel Sistema Solare fra i corpi celesti con superficie solida. Questa è una delle caratteristiche che rende unica Titano. Ecco, qui ci sono alcuni dati. A proposito di Titano, è la seconda luna più grande del Sistema Solare, appena più piccola di Ganimede, di Giove. La gravità alla superficie è circa un settimo di quella terrestre, ma la temperatura invece è molto molto rigida e siamo a 94 Kelvin o circa meno 180 gradi a scala centigrada. Queste temperature significano che la base della struttura è acqua di ghiaccio e la composizione atmosferica è principalmente azoto con qualche percentuale di metano. E qui le cose si rendono particolarmente interessanti perché l'atmosfera è anche molto estesa. Sulla Terra, la parte superiore della troposfera, nella zona dove si verificano i fenomeni atmosferici, è a fra i 10 e 20 km di quota. Su Titano la troposfera è a 40 km di altitudine, perché è un'atmosfera molto più estesa, non solo per la quantità di materiale nell'atmosfera, ma anche per la gravità minore di Titano. Al di sotto dell'atmosfera, al di sotto della crosta gelida, c'è un oceano interno di acqua liquida molto profondo, come molte lune
del sistema solare esterno è un mondo oceanico. C'è un'altra cosa che rende particolarmente unico Titano, è la chimica che avviene nella sua atmosfera. Alla parte superiore della sua atmosfera viene scisso il metano, che poi si ricombina, i frammenti restanti delle molecole si ricombinano per formare delle molecole organiche molto complesse anche negli strati superiori dell'atmosfera a 900 km di quota. Questo materiale si riunisce, forma questa foschia che rende difficile osservare la superficie alle frequenze visibili dall'orbita, e queste molecole scendono, precipitano dall'atmosfera e arrivano poi alla superficie, e a questo punto comincia a diventare ancora più interessante perché la superficie è fatta di acqua, di ghiaccio, ghiaccio d'acqua, e ci sono dei punti dove può essersi fusa, per esempio in corrispondenza di punti di impatto di meteore, e in questo caso questo ghiaccio d'acqua verrebbe fuso dall'energia dell'impatto, e a quel punto hai una pozza d'acqua calda che può essere anche piuttosto grande e può durare molto a lungo, e a quel punto c'è l'opportunità che queste complesse molecole organiche possano mescolarsi con l'acqua liquida per periodi di tempo estesi. E quindi questo è il motivo per cui Titano è una destinazione chiave dal punto di vista chimico per comprendere i processi che possono essersi verificati nel lontano passato sulla Terra a sostegno dello sviluppo della vita. L'anno, la durata dell'anno di Saturno e Titano è 29 anni e mezzo terrestri, e l'inclinazione dell'asse di Saturno è leggermente superiore a quella della Terra, a 26 gradi, quasi 27. Titano ha delle stagioni molto simili a quelle della Terra. In alcune stagioni i poli non sono illuminati e viceversa. Un altro aspetto che è diverso nella scala temporale di Titano è la durata del D, che dura 16 giorni terrestri, per cui c'è sempre la stessa faccia di Titano rivolta verso Saturno, così come noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna, per cui il suo periodo orbitale e il suo ciclo diurno sono identici a 16 giorni terrestri. Per cui vorrei porre nel contesto l'esplorazione passata di questa regione dello spazio. Abbiamo avuto le sonde Pioneer 11, Voyager 1 e 2, che hanno fatto un passaggio nel sistema saturniano fra il 1979 e il 1981. Tutte hanno esplorato questo sistema intorno all'equinozio d'inverno dal punto di vista dell'anno di Titano, e quando la sonda Cassini è arrivata a Saturno nel 2004 erano passate diverse stagioni, e quindi era poco dopo il solstizio d'inverno, e quindi quando Cassini ha iniziato questa sua esplorazione ha lanciato la sonda Huygens, che è stata rilasciata per esplorare Titano. Ne parleremo più avanti. La missione Cassini è stata poi estesa per proseguire fino all'equinozio e poi ancora fino ad a coprire il solstizio estivo, e quindi questa esplorazione di 16 anni del sistema saturniano è quasi la metà di un anno saturniano. Questo ci dà un punto di riferimento di partenza molto buono per capire qual è lo schema delle condizioni meteorologiche di Titano nel corso del suo anno. E quindi ho detto che alle frequenze visibili non vediamo granché della superficie di Titano. Questa è un'immagine scattata da Voyager 2. Vedete la foschia nell'atmosfera qui sul margine. Ed è successo solo negli anni 90 che siamo riusciti ad avere qualche visione della superficie di Titano. Queste sono immagini nel vicino infrarosso prese dal telescopio spaziale Hubble, che ci hanno mostrato delle
formazioni persistenti che erano sempre nello stesso luogo nel corso del tempo, quindi capivamo che erano indicazioni della superficie. Questa è un'altra serie di immagini fatte con ottica adattive dal telescopio Keck nel 2004, che mostrano ancora una volta delle superfici chiare e scure, delle zone chiare e scure. Non sapevamo cosa fossero, però abbiamo cominciato a vedere parti della superficie. E l'orbiter di Cassini che vedete qui a sinistra e la sonda Huygens che vedete qui a destra sono state progettate specificamente per studiare alcuni aspetti del sistema saturniano, nel caso della sonda Huygens Titano in particolare, per cui Cassini aveva una dozzina di strumenti progettati per studiare tutti gli aspetti del sistema saturniano, compreso Titano. E questo che vedete qui è lo scudo termico che ha protetto la sonda Huygens durante il rientro nella parte superiore dell'atmosfera. La sonda è stata progettata specificamente per studiare e misurare l'atmosfera di Titano. E se fosse sopravvissuta all'atterraggio, poi trasmettere informazioni e studiare anche la superficie. Per cui, come dicevo, Cassini è arrivata nel 2004, Huygens è scesa circa 6 mesi più tardi, all'inizio del 2005, e poi Cassini è rimasta in orbita per 13 anni. E questo schema complicatissimo vi mostra le orbite delle lune di Saturno, e qui l'orbita di Titano in rosso, ma anche la traiettoria della sonda Cassini all'interno del sistema saturniano. Ci sono stati 126 passaggi ravvicinati a Titano, e quindi abbiamo un dataset assolutamente spettacolare dal quale imparare finalmente i dettagli della superficie di Titano e del sistema di Titano. Ancora una volta, questa è un'immagine nel vicino infrarosso, una mappa composta da circa 20.000 immagini scattate dalla telecamera di Cassini, e vedete ancora una volta questa zona chiara, queste zone scure qui. Vedete alcune delle strutture, delle morfologie che erano già indicate nelle immagini di Hubble e Keck precedenti. Le telecamere di Cassini erano progettate specificamente per poter rilevare immagini attraversando la foschia della superficie. Cassini aveva anche un radar che aveva dei componenti italiani, fra l'altro, che ci ha consentito di fare una mappatura della superficie con un sistema ad apertura sintetica, radar. Questo è un modo differente di vedere la superficie di Titano. In queste immagini potete vedere queste strisce che sono state acquisite durante i vari passaggi rodenti da parte della sonda Cassini sulla superficie di Titano. In queste immagini le zone più chiare sono ruvide, sono scoscese alla frequenza, alla lunghezza d'onda del radar, circa 2,7 cm. Quindi le zone scure, soprattutto queste che discuteremo più avanti, le zone scure sono più lisce a quella scala. Cassini aveva anche un sistema di spettrometria visibile a infrarosso che ci ha consentito di avere delle osservazioni a lunghezze d'onda differenti e più lunghe nell'infrarosso, e da qui siamo riusciti a rilevare che ci sono materiali differenti sulla superficie di Titano. Uno dei misteri principali che persiste tuttora è che non sappiamo la composizione in dettaglio di queste unità. Sappiamo che sono unità geologiche differenti, che appaiono qui in marrone, in colori più chiari, in violetto, in questi colori artificiali, ma non sappiamo quali siano i dettagli della composizione. I marroni che vedete qui sono elementi organici, sostanze organiche, ma anche qui le zone più chiare sono anche queste organiche, le zone viola invece hanno una componente di ghiaccio d'acqua, ma è tutto quello che sappiamo a proposito della composizione, per cui una delle domande principali è rimasta in sospeso. Ma sappiamo però che molto della geologia di superficie, e quindi vorrei parlarvene perché Titano è un pianeta sorprendentemente simile alla Terra. Queste zone scure che circondano quasi tutto l'equatore di Titano risulta che sono delle enormi distese di sabbia, ma su Titano la sabbia è organica, è una sabbia piena di carbonio, non basata sul silicio come sulla Terra. Qui abbiamo dei sistemi molto simili sulla Terra che vedremo più avanti.
queste strutture scure che seguono il terreno. Questa ancora una volta è un'immagine fatta con il radar ad apertura sintetica, sintesi d'apertura, e le superfici chiare sono più ruvide, le superfici scure sono lisce, e queste scie sono delle dune di sabbia a base organica. Quindi sono le zone più interessanti nell'esterno del sistema solare, sono all'equatore di Titano. Titano ha anche dei crateri di impatto, ma come la Terra non ce ne sono tanti, se ne vede qualcuno qui, uno qui. Qui c'è un altro cratere di impatto in immagine radar, che vedete qui. Ce n'è un altro qui che è largo circa 400 km di diametro, ma non ce ne sono tanti, e questo è molto simile ancora una volta a quello che vediamo sulla Terra. I crateri di impatto vengono man mano cancellati dalla geologia attiva, e lo stesso vale anche su Titano. Ci sono dei processi attivi che depositano materiale, per esempio sotto forma di dune. E piove, ci sono dei processi fluidi, quindi ci sono molti fenomeni di deposizione e erosione che modificano la superficie, e quindi vengono mascherati i crateri d'impatto. Ci sono delle strutture tettoniche che tendono a essere chiamate montagne, anche se in realtà dal punto di vista terrestre una montagna alta 1000-2000 metri non è proprio una montagna, ma per un satellite ghiacciato questo è in realtà un dato topografico molto importante, e quindi abbiamo queste indicazioni di strutture topografiche che sporgono rispetto alla superficie. E anche qui vedete in queste superfici, queste immagini, le dune che si avvolgono intorno alle strutture topograficamente più elevate. Ci sono indicazioni di criovulcanesimo. Il criovulcanesimo è un vulcanesimo di tipo freddo, vale a dire che la lava è in realtà acqua liquida, per cui per esempio il confronto al vulcano che c'è in Islanda adesso, che sta eruttando adesso, sarebbe tutt'altra cosa, ma su Titano la lava sarebbe costituita da acqua o da una miscela di acqua e ammoniaca, e c'è un sito che probabilmente è uno dei candidati più probabili per un criovulcano, dove abbiamo una zona montuosa, un picco e un avvallamento, come vediamo in molti posti nel sistema solare, compreso sulla Terra, e probabilmente si tratta di una struttura vulcanica, con delle strutture che potrebbero essere degli scorrimenti superficiali vicino a questo monte, il monte Doom. E poi ci sono dei canali. È una geografia sorprendentemente simile a quella della Terra. Questa è un'immagine presa dalla sonda ESA Huygens mentre stava scendendo nell'atmosfera di Titano. Queste immagini della superficie sono state immediatamente riconoscibili come canali di tipo fluviale, e Huygens è atterrato lì, in questo punto, a sud dell'equatore. Non solo ci sono canali, ma ci sono anche dei veri e propri laghi e mari di idrocarburi liquidi sulla superficie di Titano, soprattutto ai poli. E questa ancora una volta è un'immagine fatta con radar a sintesi d'apertura che guarda verso il basso sul polo nord. Ci sono tre mari molto grandi qui che hanno questi nomi. Hanno un diametro di circa 500 km per darvi un senso di scala, e qui al polo vedete che c'è una zona lacustre. Non sono piccoli, ma comunque più piccoli rispetto ai mari, e sparsi un po' dappertutto. Titano ha della meteorologia, degli schemi che si ripetono. Il metano nell'atmosfera ha su Titano il ruolo che l'acqua ha sulla Terra, per cui hai delle nuvole di metano che si vedono qui in questa immagine all'infrarosso vicino, e queste zone molto luminose sono nuvole. E qui potete vedere in questa animazione delle immagini prese dalla sonda Cassini, vedete che la nuvola si sposta, e anche qui le vedete che si spostano vicino al solstizio in nord, e quando il polo nord è illuminato tutto il tempo. E poi la sonda Huygens è sopravvissuta fino alla superficie e ha mandato questa immagine spettacolare
di questa superficie ghiaiosa con quello che si ritiene siano dei sassi di ghiaccio d'acqua, e questo vi dà un'idea della scala in proporzione, e potrebbero essere delle rocce arrotondate, smussate, simili a quelle che vediamo nella ghiaia dei fiumi terrestri. Quindi sappiamo che Titano ha tutti gli ingredienti chiave necessari per la vita come la conosciamo. C'è energia sotto forma di luce solare che stimola questa chimica molto ricca nella parte superiore dell'atmosfera. Ci sono molte sostanze, composti chimici ricchi di carbonio che derivano da questa fotochimica, che questi hanno la possibilità di mescolarsi con acqua liquida alla superficie di Titano nel passato, e attualmente possono farlo anche nel suo oceano interno. Poi c'è un secondo liquido in questo sistema che è il metano, e c'è un ciclo attivo di metano che Titano ha, che è simile al nostro ciclo dell'acqua, e può darsi che il metano liquido possa supportare la formazione di sistemi biologici esotici. Su Titano possiamo studiare questa chimica nel contesto di un ambiente planetario che ha dei processi superficiali molto simili a quelli della Terra, che trasportano e rimescolano i materiali. E quindi Titano ci dà la possibilità di fare un passo in avanti dopo Cassini e Huygens e la loro esplorazione per dare risposte a delle domande fondamentali. Che cosa rende abitabile un pianeta o in questo caso una luna? Quali sono i processi chimici che hanno portato allo sviluppo della vita? E la vita si è sviluppata altrove nel nostro sistema solare? Non sappiamo, per esempio. Beh, sappiamo che in generale la vita come noi la conosciamo non è particolarmente a suo agio a 94 Kelvin, ma commetteremo un peccato di omissione se non ci ponessimo la domanda se fosse possibile per la chimica superare questi ostacoli. Sappiamo dall'esplorazione fatta da Cassini che dove andare a cercare le risposte a queste domande. Sappiamo che ci sono dei superficiali differenti, ci sono degli ambienti differenti, e quindi la domanda è stata come possiamo portare la nostra sonda in luoghi differenti, in più di un luogo, per misurare la composizione dei materiali. E l'atmosfera ci dà una mano, perché la densità atmosferica di Titano è 4 volte superiore a quella terrestre, il che significa che volare è molto più facile. Le dimensioni di un'ala o di un rotore è più piccola per a parità di portanza. La gravità ridotta riduce la quantità di energia necessaria, per cui è possibile, anzi è molto efficiente, il volo propulso, ed è per questo che Dragonfly è progettato come ottocottero. È un velivolo ad ala rotante che ci consente di volare da un posto all'altro e di esplorare grandi distanze sulla superficie di Titano per poter esplorare ambienti geologicamente molto differenti. E Dragonfly porterà tutto con sé, esattamente come i rover Curiosity e Perseverance su Marte portano tutto con sé. Noi porteremo con noi tutti gli strumenti da un sito all'altro, ma su Titano, come vedete in queste immagini che mostrano anche come viene messa via l'antenna, abbiamo bisogno anche di comunicare dalla superficie di Titano. E Dragonfly sarà costituito da un veicolo spaziale vero e proprio, uno stadio che ci porta dalla Terra fino a Titano, ci sarà uno stadio di rientro, un veicolo di rientro che avrà uno scudo termico e un guscio protettivo all'interno del quale ci sarà il veicolo vero e proprio, e qui ci sarà il veicolo ad ala rotante vero e proprio. Questa è la superficie, è la configurazione sulla superficie della sonda. Dato che possiamo volare, possiamo effettuare delle misurazioni anche durante il volo, possiamo prendere immagini anche mentre stiamo volando, e quindi avere un profilo della superficie della caratteristica atmosfera. Non abbiamo su Titano la stessa infrastruttura di telecomunicazioni che abbiamo per esempio su Marte, quindi non possiamo fare dei ponti radio, quindi dovremmo ricevere dei segnali direttamente dalla superficie di Titano, dovremmo riceverli sulla Terra. E questa sonda è concepita per utilizzare un generatore isotopi
come fonte di energia, la stessa fonte di energia che viene usata per esempio dai rover Curiosity e Perseverance su Marte, e Perseverance viene, lo usa anche per caricare una batteria, e poi la batteria consente il volo e le attività scientifiche. L'altro beneficio di questo generatore nucleare è che genera molto calore residuo, e su una superficie planetaria o di un mondo come quella di Titano, che è freddissima, ci serve tutto questo calore, serve per mantenere l'interno e i componenti della lander a temperatura nominale in modo che possano funzionare. E so che abbiamo tutti molta familiarità oggi con i droni, e quindi vorrei darvi un'idea delle dimensioni per darvi un senso della scala di Dragonfly. Questo sono io. Sì, non sapete quanto sono alta, ma sono di altezza, statura media, e sto tenendo uno dei prototipi dei rotori. Quindi questo vi dà un'idea della dimensione, della scala del lander vero e proprio. È grosso modo grande come Curiosity o Perseverance che stanno su Marte, che vi dà un'idea di quanto sia fisicamente più facile volare nell'ambiente di Titano. Possiamo portare un veicolo di questa dimensione e farlo volare da un posto all'altro su Titano. Dragonfly dovrebbe partire nel 2027 e arrivare a Titano a metà dei 2030. Questo è più o meno un anno di Titano dopo la discesa di Huygens, che è molto comodo perché questo ci dà la possibilità di, arrivando alla stessa latitudine, avremo delle misurazioni diverse dirette da Huygens della temperatura in questo periodo dell'anno. Faremo un'entrata in atmosfera diretta, non avremo bisogno di entrare in orbita a Saturno o a Titano, entreremo direttamente nell'atmosfera con lo stadio da crociera. Useremo lo scudo termico, poi scenderemo con un paracadute, verrà espulso lo scudo termico, e poi, come avete visto nel video, Dragonfly verrà sganciato dallo guscio e volerà verso il suo primo sito di atterraggio. Molti di voi conoscono già questo tipo di sequenza, perché si parla dei 7 minuti di terrore per via della stessa cosa che viene su Marte, ma nel caso di Titano è un processo molto più lungo e c'è molto più tempo. Abbiamo circa 2 ore per sequenziare tutti gli eventi che devono avvenire da quando entriamo nell'atmosfera fino a 1270 km fino al momento in cui arriviamo alla superficie di Titano. E questa è la regione che vogliamo esplorare su Titano. Questa è una regione che sta nelle dune equatoriali di Titano. Questa è l'ellissi approssimativa di atterraggio. L'abbiamo concepita perché si trovasse a sud di questo cratere d'impatto, che è largo circa 80 km di diametro. Questo ci dà accesso all'atterraggio a una grande varietà di materiali differenti, le dune organiche e il materiale fra le dune, che spesso contiene materiale che ha una componente d'acqua di ghiaccio, e poi i depositi nel cratere vero e proprio, che sono luoghi dove ci sono state miscele di sostanze organiche e di acqua, e questo ci dà la possibilità di capire quanto possa essere progredita la chimica all'interno di quell'ambiente. Ecco, qui siamo, questo non è Titano, questa è la Terra, ma queste sono delle dune analoghe a quelle che troviamo su Titano. Qui siamo nel deserto del Namib, vediamo lo stesso tipo di dune longitudinali che hanno più o meno la stessa dimensione, fra l'altro circa 100 metri di altezza, sono separate da alcuni chilometri, e qui vedete sulla Terra che le dune e la zona fra le dune sono composte da materiali differenti, sono silicati sulla Terra, mentre sul Titano hanno una composizione organica, e invece la zona intradune ha una componente di acqua, ghiaccio d'acqua. Un altro motivo per atterrare qui è che si tratta di zone, le intradune sono estremamente pianeggianti, quindi è un ottimo posto dove trovare un punto di atterraggio. Dragonfly esplorerà Titano per poco più di 3 anni, per circa 74 sol di Titano,
giorni di titano, viaggerà per circa 180 km dal punto di atterraggio iniziale fino ai depositi associati a questo cratere di impatto e forse anche entrerà nel cratere. Strada facendo esploreremo alcuni siti molto particolari. Devo sottolineare che la scala verticale qui è fortemente esagerata, in realtà le dune sono alte circa 100 metri e la scala orizzontale invece è circa 200 km, per cui è una topografia in realtà molto modesta, come per molti altri satelliti. Dragonfly farà quello che noi chiamiamo il salto della rana. Come strategia esplorativa possiamo cercare in anticipo esplorare dei siti di atterraggio futuri. Non abbiamo la stessa infrastruttura che abbiamo su Marte, quindi non abbiamo immagini ad alta risoluzione di tutta la superficie come abbiamo per Marte, e quindi Dragonfly da un punto di atterraggio, mentre sta volando verso un altro sito già esplorato, già pianificato, lo supereremo e esploreremo una zona di atterraggio futura per poi tornare indietro al sito di atterraggio già pianificato. E questo giorno di Titano, che dura 16 giorni terrestri, ci dà anche un ritmo di operazioni molto rilassato. Nessuno deve vivere secondo il tempo di Titano come succede per l'esplorazione di Marte. Più o meno una volta al mese terrestre, un giorno di Titano o no, potremmo fare questo tipo di esplorazioni e di trasmissione, misurazioni e poi trasmissione dei dati verso la Terra. Le misurazioni scientifiche saranno multidisciplinari e vogliamo capire la chimica prebiotica, i componenti chimici che sono disponibili e i processi che sono attivi per la produzione di composti biologicamente pertinenti, però vogliamo anche mettere questo nel contesto ambientale, quindi vogliamo misurare le condizioni atmosferiche, vogliamo sapere se ci sono delle riserve di metano all'equatore, per esempio, e vogliamo sapere quali sono i limiti maggiori e minori della miscelazione di questo materiale con l'acqua liquida nel passato o oggi nell'oceano sotto la superficie. Abbiamo anche la possibilità di cercare delle biofirme chimiche. Non abbiamo nessun motivo di pensare che la chimica su Titano sia diventata biologia, ma abbiamo delle possibilità che ci consentiranno, se ci fossero, di rilevare tracce presenti o passate di biologia idrocarburo basata nel. Abbiamo una serie di quattro strumenti, è un sistema di campionamento, ve li presento uno per uno. In questo grafico vedete i vari componenti e i vari sensori degli strumenti e adesso vi descrivo le capacità di ciascuno di essi. Le telecamere in particolare che vedete in blu, che sto indicando adesso, le abbiamo distribuite in tutte le zone del lander in modo da poter avere immagini verso in avanti, verso il basso, e abbiamo anche due telecamere sull'antenna in modo da sfruttare il fatto che l'antenna deve potersi muovere per puntare verso la Terra per poter trasmettere dati, e quindi montandoci delle telecamere possiamo usare il movimento dell'antenna anche per comporre delle immagini panoramiche del terreno intorno al lander. Abbiamo due trapani, questo è il sistema di campionamento che penetrerà nella superficie e poi possiamo usare del trasferimento pneumatico per aspirare il materiale per portarlo dentro uno spettrometro di massa che ha due modalità differenti. C'è un metodo laser, una modalità laser che ci consente di misurare le composizioni dei vari materiali sulla superficie, e poi abbiamo una gas cromatografia, e questa modalità ci consente di, fra le altre cose, misurare le strutture delle molecole. E una delle biofirme che vogliamo trovare è la chiralità delle molecole. Un sistema abiotico tende ad avere più o meno lo stesso tipo di entrambe le chiralità, mentre un sistema che ha
caratteristiche biologiche ha una preponderanza di una rispetto all'altra. Quindi questo è uno dei modi in cui possiamo trovare presenza e indicazione di controllo e gestione biologica. Abbiamo anche uno spettrometro a raggi gamma che ci consente di classificare i materiali di superfici al di sotto del lander in ogni sito. Questo misura la composizione elementale all'ingrosso della superficie, della sottosuperficie, misurando le varie quantità dei vari materiali, per esempio carbonio, ossigeno, azoto, possiamo determinare se la superficie è ricca di ghiaccio d'acqua o se contiene molta ammoniaca o se contiene degli analoghi di molecole complesse. Possiamo anche vedere se c'è una stratigrafia vicino alla superficie significativa. Possiamo rilevare ghiaccio d'acqua con questo strumento e sotto questo sottile strato di materiale organico. Questo ci permetterà di capire meglio la superficie e la natura della superficie al di sotto del lander. Lo strumento geofisico e meteorologico di Dragonfly ha degli strumenti che consentono di misurare condizioni atmosferiche come la temperatura, la pressione, l'abbondanza di idrogeno, la velocità del vento, la direzione del vento, e possiamo anche cercare delle variazioni da un punto all'altro, giorno e notte, e anche come altitudini differenti. Oltre a capire la meteorologia, vogliamo capire bene le caratteristiche della superficie, quindi porre dei limiti maggiori e minori, superiori e inferiori, della porosità, per esempio, per capire con quanta velocità la pioggia di metano verrebbe assorbita dalla superficie. E poi abbiamo degli strumenti che ci consentiranno di dedurre delle informazioni a proposito del guscio ghiacciato vero e proprio, dei sensori sismici. Il campo della sismologia si è ampliato moltissimo di recente con misurazioni effettuate su Marte e è stato fatto moltissimo lavoro per capire quali sono i segnali, le firme sismiche che ci aspettiamo in un mondo, un satellite ghiacciato dove c'è un guscio gelato sopra uno strato d'acqua, un oceano d'acqua, che è molto differente dai pianeti di tipo terrestre. E quindi una delle cose che vogliamo fare è capire quanto sia sismicamente attivo Titano. E poi ho parlato delle telecamere che ci consentiranno di avere delle panoramiche della superficie di Titano, la capacità di fare panoramiche intorno a Titano e intorno al lander, e ci daranno anche delle panoramiche dei siti dove faremo i campionamenti, anche in anticipo rispetto all'atterraggio. Questo è un esempio. Porteremo dei LED con noi per illuminare la superficie e consentirci di distinguere i vari tipi di materiale e di capire anche i campioni che stiamo raccogliendo. Potremmo anche fare acquisizione di immagini notturne grazie a una LED, a un LED ultravioletto. La fluorescenza delle molecole organiche è differente in base al tipo di molecola, per cui per esempio qui potremo vedere in dettaglio l'illuminazione notturna, ci consentirà di capire se la superficie di Titano ha questa attività. Quindi siamo stati occupatissimi. Un lancio nel 2027 sembra molto lontano, ma arriva in fretta la scadenza, e quindi siamo stati molto contenti di poter continuare a lavorare anche nonostante l'attuale situazione di pandemia. Qui è la camera dedicata a Titano, che replica la temperatura e la pressione che troviamo alla superficie di Titano, quindi abbiamo potuto effettuare molti collaudi qui. Qui ci sono varie attrezzature, alcuni dei test dei sistemi di campionamento, e siamo stati anche in grado di usare alcune delle gallerie del vento per verificare la progettazione dei rotori. Abbiamo fatto anche dei test di volo, per cui questo video che vedete sulla sinistra fa parte di un test di volo di un modello in scala di Dragonfly. È un ottocottero in scala.
e il video a destra invece mostra delle immagini tratte dalla telecamera di navigazione, perché ovviamente abbiamo bisogno di Dragonfly deve essere in grado di navigare da solo sulla superficie di Marte. E ci sono vari modi in cui vogliamo che si possano condividere le emozioni dell'esplorazione, ma non solo di arrivarci, ma anche di progettare e costruire un sistema come Dragonfly per esplorare Titano. Per cui vedete qui un modello in realtà aumentata che è a mezza scala, è un modello effettuato in realtà aumentata che ci consente di interagire con esso e vedere Dragonfly così come sarà e usarlo anche come strumento per progettare componenti all'interno del lander. E come dicevo, siamo stati tutti molto grati di poter continuare a lavorare a questa missione molto emozionante. Siamo emozionati e emozionate all'idea di esplorare Titano negli anni 2030. Quindi grazie ancora, è un piacere parlare con voi questa sera e sono a vostra disposizione per le vostre domande. Grazie mille, professoressa Turtle, io sono Andrea. Grazie. Grazie ancora per questa lezione incredibile, questo lavoro incredibile che state sviluppando presso la Johns Hopkins University Applied Physics Lab. All'inizio di questo collegamento ero emozionatissimo all'idea di averla qui. Mi sono dimenticato quindi di citare tutte le sue affiliazioni. Chiedo scusa per la mia memoria e anche per il mio inglese, fra l'altro. Parla molto bene. E vorrei ricordare che questo webinar è possibile grazie al lavoro dell'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, dell'Associazione Asimov e dell'Astro Team Le Pleiadi in inglese. E questo è si tratta di un gruppo di istituzioni che lavorano insieme per fornire e organizzare iniziative come questa, in cui possiamo condividere con tutte le persone che sono interessate queste informazioni a proposito dell'esplorazione dello spazio e del cielo e così via. Vogliamo anche ringraziare da questo punto di vista il nostro traduttore Paolo Attivissimo, che sta traducendo il nostro incontro dall'inglese in italiano, e anche Alberto Villa, che sta facendo la regia di questo webinar dal punto di vista tecnico. Abbiamo ricevuto alcune domande, per cui ti farò queste domande, e ci sarà anche Dario Kubler, che è presidente dell'Associazione Asimov, che ti porrà altre domande dal pubblico e anche da noi, se il tempo ce lo consente. Tu hai parlato di Dragonfly dicendo che è più facile volare su Titano, se ho capito bene, per via delle proprietà della sua atmosfera. E la domanda riguarda il modo in cui Dragonfly può volare. È una domanda tecnica a proposito della scelta di costruire un ottocottero, se questa è la parola giusta per descriverlo. E Jacopo chiede: come mai un ottocottero sembra una cosa presa da Spider-Man e non un quadricottero, per esempio? Quali sono le ragioni tecniche per questa scelta? Ottima domanda. Dragonfly è un ottocottero, esatto. È un ottocottero X8, vale a dire che invece di avere 8 bracci, come una piovra, ha 4 bracci con coppie di rotori su ciascun braccio. Ci sono vari motivi per questa scelta. Uno è che Dragonfly deve stare all'interno di una carenatura aerodinamica, e questo quindi gli consente di essere più compatto rispetto ad avere 8 rotori. 8 rotori danno una portanza maggiore,
Questa configurazione inoltre dà una certa ridondanza, per cui Dragonfly è in grado di volare anche con soli 7 rotori, forse anche con meno rotori. Se due smettono di funzionare sullo stesso braccio, quello potrebbe essere un problema. Ma se perdiamo due rotori su due braccia diversi, dovremmo poter comunque essere in grado di volare. Questo è un altro motivo per cui abbiamo scelto questa configurazione, la ridondanza di queste coppie di rotori. Grazie mille. Ora passo la parola a Dario per una domanda che arriva da lui. Grazie Andrea. È stato bellissimo ascoltare la tua relazione. La mia prima domanda è le possibilità di cooperazione con i gruppi italiani per questa missione. Hai citato che nella missione precedente Cassini c'erano delle attività dell'Agenzia Spaziale Italiana a proposito del radar e anche per l'antenna principale che è stata sviluppata in Italia, e sono curioso di sapere se ti aspetti o se già stai lavorando con qualcuno al di fuori degli Stati Uniti e in particolare in Italia per questa missione incredibile. Grazie. Sì, grazie. Come dicevi, la missione Cassini ha avuto alcuni strumenti e componenti chiave, soprattutto per Titano, che arrivavano dall'Italia. La sonda Huygens anch'essa includeva degli strumenti di origine italiana. Dragonfly ha una partecipazione internazionale. In questo momento abbiamo già come partner il CNES, che sta lavorando ad alcuni componenti dello spettrometro di massa. Abbiamo un partenariato con JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, che sta fornendo il sismometro basato su un progetto precedente. Non credo che al momento abbiamo delle partecipazioni italiane, ma la partecipazione internazionale è così importante per questo genere di missione, e quindi spero che ci saranno occasioni affinché ci sia una partecipazione anche di scienziati da tutto il mondo, in modo che possano lavorare a far parte di questa missione. Grazie. Ho un'altra domanda che arriva da Franz, e la domanda è: puoi ripetere se lo hai detto durante la tua relazione? Forse me lo sono perso. È già stato scelto il razzo che verrà utilizzato per il lancio di Dragonfly e per un viaggio così incredibile fino a Titano? Sì, la selezione del razzo vettore per le missioni NASA è una scelta che viene fatta dalla NASA e viene fatta di solito in una fase successiva della missione. Noi siamo ancora nella fase di progettazione preliminare, per cui noi abbiamo fornito alla NASA delle informazioni che riguardano la scala temporale, le traiettorie che ci serviranno per i vari veicoli di lancio, ma la selezione finale la farà la NASA in futuro. Grazie mille. Dario, ci sono altre domande? Sì, una curiosità che viene da parte mia. La tua decisione di intraprendere questa carriera così incredibile, come mai a un certo punto hai deciso di cominciare a lavorare a questo viaggio incredibile, a sviluppare le tue competenze per l'esplorazione dello spazio? Ecco, cosa ti ha spinto a intraprendere questo viaggio? Grazie. Ho sempre avuto interesse per l'astronomia. Mio padre aveva una laurea in astronomia, una delle mie nonne conosceva tutta la mitologia delle stelle, quindi avevamo sempre gli sguardi rivolti al cielo. Io sono cresciuta con le sonde Voyager che andavano sempre più lontano nel sistema solare, tutte quelle scoperte emozionanti che facevano strada facendo, e quindi sono sempre stata interessata all'astronomia. E quando sono arrivato all'università ho seguito diversi corsi di astrofisica e di scienze planetarie.
sono stata attratta di nuovo verso il sistema solare perché ai pianeti ci possiamo arrivare, possiamo raggiungere le loro superfici, possiamo raccogliere le loro rocce, possiamo studiarle, quindi è così tangibile. Ed è per questo che sono stata attratta dalle scienze planetarie alla fine. Una grande esperienza. Una fantastica decisione. Avrei voluto tanto fare la stessa cosa, ma a un certo punto ho deciso di fare l'ingegnere. È stato uno dei più grossi errori della mia vita. Beh, però anche questo è un compito critico, una delle cose che ho mostrato nel team di Dragonfly, una delle cose che per la quale mi sento così tanto privilegiata di lavorare a questo progetto è il fatto che sia così interdisciplinare, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche la missione stessa. E per Dragonfly abbiamo una dimensione extra aggiuntiva, perché non abbiamo solo bisogno di tutta l'ingegneria normale dei veicoli spaziali, ma abbiamo bisogno anche dell'aeronautica, perché abbiamo bisogno di poter volare all'interno di un'atmosfera. E quindi riuscire a lavorare con questo gruppo incredibile di persone, con tutte queste serie di competenze scientifiche e ingegneristiche differenti, ma anche i designer grafici che creano le immagini come quella che vedete dietro di me, i video e la realtà aumentata, richiede così tanti tipi differenti di competenze e di esperienze per costruire una missione come questa, per cui è veramente una gioia poter prendere parte. Mi aspetto anche che nel prossimo futuro ci sarà un grande coinvolgimento degli specialisti di intelligenza artificiale, di deep learning, per poter creare questi veicoli in grado di fare guida autonoma sui pianeti perché chiaramente non puoi mandare comandi in tempo reale dalla Terra, è critico già su Marte, figuriamoci, posso immaginare su Titano, deve essere difficilissimo. Quindi saranno settori affascinanti di sviluppo che saranno estremamente importanti. Sì, assolutamente sì, non ne ho parlato molto, ma come dicevi, Dragonfly deve essere in grado di operare in maniera autonoma sulla superficie di Titano. Il tempo luce, il tempo che ci mette un comando per arrivare dalla Terra a Titano, è da 70 a 90 minuti. E quindi l'intero volo di Dragonfly, uno dei suoi salti, dura meno di questo tempo. E quindi Dragonfly deve essere in grado di navigare, fare navigazione usando le immagini della superficie, deve essere in grado di farlo da solo e dovrà essere in grado di identificare anche dei siti di atterraggio sicuri, per cui abbiamo quindi LiDAR, radar, tipo una di queste automobili a guida autonoma. In sostanza c'è moltissimo sviluppo in questo settore e l'abbiamo potuto sfruttare questo sviluppo e applicarlo all'esplorazione di Titano. Ma tutto questo settore della mobilità per Dragonfly viene implementato in maniera autonoma, quindi hai assolutamente ragione, c'è un altro settore molto importante di sviluppo che si sta svolgendo. E infatti questa era una domanda che arrivava da Emanuele, che chiedeva dell'intelligenza artificiale, dei processi di intelligenza artificiale che verranno eseguiti su Dragonfly per consentire a questa macchina incredibile di volare da sola. E c'è anche una domanda che arriva da Monica, che ha notato che ci sono quelle sorte di pattini che stanno sotto Dragonfly e gli danno un aspetto di una slitta. E Monica chiede se Dragonfly, una volta che è atterrato, può muoversi come slitta e quindi può arrampicarsi su una duna o una collina, per esempio. Sì. Sì, Dragonfly ha dei pattini come quelli di un elicottero, ma non sono concepiti per essere utilizzati sulla superficie. Sono semplicemente delle zampe di atterraggio, per cui tutta la mobilità di Dragonfly sarà esclusivamente in aria.
Grazie mille. Dario, ci sono altre domande? Sì? Vorrei tradurre anche alcune domande per aiutare te, Andrea. Prendo questa domanda da Giuseppe, professor Rifanti, che chiede: è estremamente difficile e raro avere missioni di questo genere nello spazio profondo. Come mai non hai deciso di, non avete deciso di avere una configurazione con lander e orbiter per il volo verso Titano, invece avete scelto di avere direttamente Dragonfly e basta, senza orbiter? Sì, ottima domanda. Ovviamente avere due risorse in loco su Titano espanderebbe moltissimo le nostre capacità della missione. E in effetti sono stati fatti molti studi di vari modi per esplorare Titano, comprese delle missioni, degli studi congiunti ESA-NASA. Cosa saremmo in grado di fare se avessimo addirittura anche tre componenti, un orbiter, un lander e un dirigibile, per esempio, per esplorare l'atmosfera? Per Dragonfly, si tratta di una missione della serie New Frontiers, quindi una missione della NASA che è classificata, nello stesso livello di New Horizon, come la missione Juno, che si trova adesso nel sistema solare esterno. Ci sono altre sonde che stanno andando a prendere dei campioni di roccia dall'asteroide Bennu. Queste missioni hanno un limite di costo e quindi tutte le attività della missione devono essere svolte all'interno di un certo budget, e quindi se hai più elementi diventa molto più costoso. E quindi Dragonfly può essere una missione New Frontiers perché possiamo combinare tutto in un unico elemento e portare tutto con noi da un posto all'altro sulla superficie di Titano e fare le comunicazioni direttamente dalla superficie. Ci piacerebbe moltissimo avere un orbiter, sarebbe spettacolare avere un orbiter che faccia da stazione di ripetitrice, c'è molta più scienza che puoi fare dall'orbita di Titano. E quindi ovviamente ci piacerebbe poterlo fare, ma non ci sta all'interno dei limiti della missione e del programma New Frontiers, per cui dovremmo pensarci per le prossime opportunità, se vogliamo fare questo tipo di esplorazione su Titano. Grazie. Quindi è complesso, compatto e a basso costo, se vogliamo dire, per modo di dire, sì. A proposito di informazioni e trasferimento dati da Titano verso la Terra, Emanuele chiede se puoi dirci qualcosa a proposito del data rate, della velocità di trasmissione che riuscirete a ottenere per la trasmissione delle informazioni importanti da Titano verso la Terra, che ovviamente, che speriamo tutti possano essere in grande quantità. Presumiamo che sia una quantità incredibile quella necessaria per comunicare. Sì, questo è un altro settore nel quale l'esplorazione di Marte ci ha viziato tantissimo, la vicinanza di Marte, ma anche la possibilità di avere delle stazioni di ripetitrici. Trasmettere dalla superficie di Titano comporta un data rate molto più basso rispetto a quello possibile da Marte, da un rover su Marte con un satellite che fa da ripetitore. Per cui sì, abbiamo dovuto accontentarci di una quantità di dati ricevuti più modesta, ma c'è così tanta informazione che potremo acquisire anche da un dataset più limitato. Ci sono così tanti sviluppi nella compressione dei dati, per esempio, e la selezione delle immagini, per cui possiamo riprodurre delle immagini a bassa risoluzione come anteprima e poi scegliere quali farci mandare ad alta risoluzione perché sono quelle con le caratteristiche più interessanti. Per cui sarà una sfida notevole gestire il volume di dati perché ogni bit sarà molto importante. Ma sì, dovremmo accontentarci di un data rate inferiore rispetto a quello a cui siamo abituati. Grazie mille.
per questa risposta. Da parte tua hai domande che arrivano? Non credo che abbiamo coperto tutte le domande, giusto? Mi sembra di sì. Per cui posso permettermi di fare io una domanda alla professoressa? E poi dobbiamo ringraziare moltissimo Andy. Fa parte del piano, non ti preoccupare. La mia domanda riguarda l'astrobiologia, perché all'inizio della tua relazione magnifica hai spiegato gli obiettivi dello studio di Titano, hai parlato di, per esempio, lo studio di questo mondo del sistema solare esterno per capire il modo in cui la vita può essersi formata sul nostro pianeta, come può essere arrivata sulla Terra. E quindi tu personalmente hai un ruolo negli studi di astrobiologia che Dragonfly effettuerà? In che modo questi dati che arriveranno verranno analizzati dal punto di vista dell'astrobiologia? Grazie. Ottima domanda. Ci sono varie misurazioni che possiamo effettuare per capire il potenziale astrobiologico di Titano. Io non sono un chimico o un biologo, mi occupo principalmente, ho studiato principalmente di processi delle superfici, i crateri di impatto, i gusci di ghiaccio e anche la meteorologia, ma non sono un chimico o un biologo, e quindi tenetene conto mentre vi rispondo. Ma ci sono vari aspetti della chimica di Titano che vogliamo comprendere. Vogliamo capire prima di tutto quali sono gli ingredienti presenti, quali ingredienti ci sono per poter combinarsi e formare dei composti che possono essere pertinenti allo sviluppo di un sistema biologico, cose tipo gli aminoacidi, per esempio. Un'altra cosa che vogliamo fare è capire in che modo sono differenti da un punto all'altro e quindi avere, per esempio, nella zona interdune, dove c'è ghiaccio d'acqua che forse non si è mai sciolto e quindi è stato a contatto con le sostanze organiche, ma non essendosi mai sciolto non ci aspettiamo delle complessità organiche o della sintesi organica. Ma confrontando quello che osserviamo lì sulle dune e nella zona fra le dune e con una zona di impatto meteorico dove possono essere rimaste persistenti in acqua liquida delle molecole organiche per periodi piuttosto lunghi, questo ci dirà quanto può avvenire la sintesi organica in queste condizioni, in questo tipo di ambiente. Su Titano sappiamo che ci sono tutti gli ingredienti necessari per la chimica prebiotica, per cui capire cosa si è formato e i processi che lo hanno consentito a questi ingredienti di formarsi è veramente un aspetto chiave. Dall'altro versante, la ricerca o il rilevamento di biofirme è un altro modo di guardare queste cose. Negli ultimi decenni c'è stata moltissima ricerca in astrobiologia e capire in particolare quali tipi di firme, quali misure possono fornire indicazioni, evidenze di un sistema sotto controllo biologico rispetto a un sistema sotto controllo puramente chimico. Per esempio, il sito di astrobiologia della NASA parla di una specie di scala della vita con varie misurazioni ottenibili con varie tecniche, e quindi quello che noi vogliamo fare con Dragonfly è sfruttare la possibilità di fare vari tipi di misurazione che possono darci delle indicazioni sulla presenza di controllo biologico del sistema. Ho menzionato la chiralità, per esempio, se c'è una preferenza chirale, quello può essere un indicatore molto forte di un controllo biologico con una struttura molecolare preferenziale rispetto
ha un controllo meramente chimico. Possiamo anche guardare la distribuzione delle varie molecole complesse. Se c'è una distribuzione graduata, questo è più indicativo di un controllo chimico del sistema. Se invece ci sono delle molecole molto specifiche che vengono espresse preferenzialmente, allora questo indica controllo biologico. Possiamo anche rilevare se ci sono fonti di idrogeno, e anche questo può essere una firma del fatto che c'è qualcosa che sta generando o assorbendo idrogeno. Per cui abbiamo progettato questa missione per avere numerosi modi diversi di misurare, di misurazioni differenti che possiamo fare per poter arrivarci. Perché se ne hai una, ovviamente sempre per quel tipo di informazione che ti interessa ti serve la cooperazione. E quindi l'abbiamo progettato in modo che abbia molti modi diversi di affrontare il problema del rilevamento delle biofirme, ma principalmente la missione riguarda la chimica prebiotica, e quindi questo è quello che noi vogliamo comprendere nel sistema, le possibilità, il potenziale di questo tipo di chimica così tanto lontano nel sistema solare. Grazie. La mia domanda era banale, non era banale, perché cioè, il mio osservatorio è coinvolto in uno studio sugli esopianeti, quindi non pianeti o lune del nostro sistema solare, ma al di fuori del sistema solare, e anche il nostro piccolo osservatorio astronomico della più piccola delle regioni italiane fa parte della comunità più vasta di coloro che sono interessati e coinvolti negli studi di astrobiologia. Da questo punto di vista stiamo organizzando a luglio una scuola estiva dedicata proprio all'astrobiologia. Dal nostro punto di vista, l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, questo è anche un passo verso tutto questo è un passo verso questa nostra scuola. Grazie mille. Forse Dario, c'è ancora una domanda dell'ultimo momento da Monica? Scusami, non l'ho controllato. Sì, nel frattempo vorrei cogliere l'occasione per chiedere a Zibi. So che è una ricerca ancora in corso, c'è molto sviluppo ancora in progresso su questa missione, ma la prossima cosa ti aspetti dopo quella che noi tutti riteniamo sarà un grande successo di questa missione? Cosa ci sarà dopo Dragonfly? Ho capito. Credevo stessi dicendo qual è la prossima cosa che faremo per Dragonfly. No, dopo Dragonfly. Abbiamo ancora molti passi da fare prima di arrivare a Titano. Ci sono così tante cose che l'ambiente di Titano è così ricco, ci sono così tante altre domande, e sono sicura che ogni missione che manderemo, Dragonfly stessa, scatenerà nuove domande che non saremo in grado neanche forse di immaginare in questo momento. Dragonfly esplorerà una regione molto specifica, precisamente mirata, vicino all'equatore di Titano, vicino a un cratere di impatto, per via del potenziale astrobiologico di questo tipo di sito su Titano. Ma questo è solo una parte del sistema Titano, e quindi ne abbiamo parlato di orbiter, sarebbero capaci di effettuare misurazioni a livello globale, sarebbero in grado di consentirci di capire meglio l'oceano che sta all'interno di Titano, e poi ci sono questi laghi, questi mari intrigantissimi, soprattutto al polo nord. I poli sono il luogo principale dove si trovano questi laghi, principalmente al polo nord, e la sequenza temporale, la cadenza temporale di questa missione nella sua finestra di lancio prevede di arrivare verso la metà del 2030, sarà l'inverno nell'emisfero nord, e quindi il polo nord di Titano sarà illuminato, e questo significa che è difficile esplorare il polo nord.
anche perché stiamo facendo comunicazione diretta verso la Terra. Se il Sole non è nel cielo, non c'è neanche la Terra dal punto di vista di Titano, quindi non avremmo la possibilità, se atterrassimo non potremmo poi trasmettere i dati se lo facessimo dalla superficie di Titano. Quindi i laghi e i mari sono quindi una zona di grandissimo interesse, e quindi dovremmo aspettare missioni future per esplorarli in dettaglio. Ecco, ci sono altre due domande dell'ultimo minuto. Monica chiede se i dati verranno analizzati solo negli Stati Uniti, negli istituti degli Stati Uniti, o se nel quadro della collaborazione internazionale i dati verranno distribuiti e rilasciati anche da altre istituzioni al di fuori degli Stati Uniti. Il team scientifico è internazionale, quindi ci sarà partecipazione internazionale nell'analisi dei dati che arriveranno da Dragonfly, e tutti i dati delle missioni planetarie della NASA vengono resi pubblici, fanno parte del sistema di dati planetari della NASA, e Dragonfly analogamente verrà archiviato nello stesso modo nel Planetary Data System, e quindi sarà disponibile a chiunque affinché possa esplorarlo. Rodri, questa è l'ultima domanda, poi ti ringraziamo per la tua relazione e concluderemo il nostro webinar. Sta chiedendo se ci sono altre lune altrettanto interessanti come Titano per una missione che possa essere simile a quella di Dragonfly, quindi con un drone che vola sulla superficie e così via. Non ci sono molti luoghi nel sistema solare che hanno questo tipo di atmosfera, per cui Dragonfly sarà un'esplorazione perlomeno fra i satelliti. Non ci sono altre lune con atmosfera, e quindi Dragonfly sarà specificamente progettata per l'esplorazione di Titano. Come sapete, con Perseverance il rover ha trasportato con sé Ingenuity, l'elicotterino, ed è stato emozionantissimo vedere questo elicotterino fare il suo primo volo e farne anche molti altri su Marte. Marte ha un'atmosfera molto più difficile, molto più impegnativa per il volo, ma vedere che il volo è una possibilità nell'atmosfera marziana, e volare per esempio nella strati superiori dell'atmosfera venusiana potrebbe essere un'esplorazione molto interessante come strategia. In termini però di lune del sistema solare esterno, purtroppo non possiedono, la maggior parte di loro non ha un'atmosfera, e quindi non potremo usare il volo come metodo di spostamento da un luogo all'altro. Perfetto, quindi grazie, abbiamo ovviamente molte congratulazioni per lei, per la sua missione, e soprattutto per lei personalmente, per il modo in cui lei ci ha presentato questa avventura incredibile, questo viaggio incredibile di Dragonfly verso Titano. A proposito di questo viaggio, come Dario stava dicendo alcuni minuti fa, dobbiamo ringraziare moltissimo Andrew Driesman. Correggimi Elizabeth se mi sbaglio, è il direttore esecutivo del settore di esplorazione spaziale al Johns Hopkins, e noi siamo stati molto fortunati a incontrarlo, e lui e sua moglie Amber, durante un'iniziativa che il nostro osservatorio astronomico insieme alla regione autonoma Valle d'Aosta e Asimov, e Dario Kubler, ricordo, è presidente di Asimov, abbiamo conosciuto Andrew Driesman e sua moglie Amber durante un'iniziativa dedicata alla celebrazione dei 50 anni della missione Apollo 11. E questo è per me anche occasione di dire buona fortuna a Dario Kubler e a tutti gli amici di Asimov, perché se
Non sbaglio, domani celebreranno un altro anniversario importante dell'esplorazione spaziale, il 60° del volo di Yuri Gagarin. Ovviamente l'anniversario esatto era ad aprile, ma a causa della pandemia non era possibile organizzare un evento pubblico e quindi organizzeranno un evento pubblico domani. Quindi noi siamo stati molto lieti di ospitarla, professoressa Tarleton. Mi lasci dire che il suo sorriso e il suo entusiasmo mentre lei stava parlando di Titano, della missione, e ci sono così tante cose da esplorare, lo hai detto a un certo punto. Il suo sorriso, come quello che hai adesso, credo che possa essere una grandissima fonte di ispirazione per le altre persone e anche per i giovani, affinché studino l'astronomia, l'astrofisica, la fisica, le scienze planetarie, l'astrobiologia e tutte queste scienze che possono permetterci, aiutarci a comprendere come la vita si è evoluta nel sistema solare e forse nel resto del cosmo. Per cui dal mio punto di vista Andrea Berengozzi, ricercatore all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è tutto quello che volevo dire. Ora cedo la parola a Dario per i saluti da parte sua. Grazie ancora, professoressa Tarto. Sì, grazie, è stato un grande piacere, abbiamo imparato tantissimo. E come ha detto Andrea, la tua chiarezza, la tua empatia, il tuo sorriso sono state incredibili, per cui è stato un privilegio per noi imparare da lei, da te, e ti auguriamo grande fortuna per il resto dell'esplorazione e dello sviluppo di questa grande missione. E ovviamente resteremo in contatto, vogliamo sapere come vanno le cose e come otterrete questo obiettivo incredibile. Di nuovo, grazie Zibi, grazie Andrea, grazie professoressa, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon proseguimento di serata a tutti, per il pubblico. Speriamo che l'Italia vinca stasera, per coloro che amano il calcio. Tutti, ognuno ha le sue 2 ore di terrore. C'è chi le ha su Titano e c'è chi le ha in Italia. E grazie per aver rammentato il grande evento di domani con la presentazione della capsula Vostok. La grande notizia è che ci è stato chiesto dalla NASA di noleggiare le nostre capsule per una esposizione che si chiama Space Adventure, che è operativa in Europa in questo momento, quindi siamo molto lieti di far parte di questa grande avventura dall'Italia. Ciao, grazie, grazie mille a tutti. È stato un grande piacere. Ciao a tutti. Abbiate cura di voi.